Allora, ciao a tutti, siamo in compagnia di Giuseppe Talarico, ci troviamo nel quartiere Cavita, quindi a Catanzaro, e siamo qui per raccontare l'esperienza di Giuseppe in merito a un altro metodo di fare agricoltura. E, ad esempio, qua ci spiegherà come sta portando avanti il discorso della permacultura, degli orti sinergici e di come è possibile realizzare anche un'agricoltura sociale Sì. Bene, con i residenti di questa zona. noi siamo a Catanzaro, 5 minuti dal centro. È una cosa estremamente interessante il fatto che proprio in prossimità di un centro urbano comunque importante, Catanzaro fa 100.000 abitanti, noi facciamo permacultura da tanto tempo, integrando queste tecniche di progettazione a tecniche agronomiche che sono ben radicate perché utilizziamo delle tecniche fatte dall'incontro fra tradizione e le più avanzate scoperte in campo tecnologico scientifico. Il sito è progettato interamente secondo i canoni della permacultura, ma nello specifico utilizza dal punto di vista tecnico agronomico tecnologie di agricoltura biodinamica radicate fin dal 1924 o giù di là. Andiamo subito per capire il sistema. È un sistema autosufficiente che non solo garantisce l'autosufficienza di chi usufruisce dei suoi prodotti, ma è autoportante in sé, in quanto abbiamo una serie di elementi che interagendo fra di loro vanno in continuo, Paolo, ad aumentare la fertilità del sistema che è ottenuta esclusivamente con metodi naturali. Intanto questa vasca è una vasca in pietra in cui ci sono dei pesci rossi, ne ho altri in cui ho anguille, pesci rossi, carpe e gambuse, ve le faccio vedere. La cosa interessante è che è il sistema più stabile che esiste, perché io non cambio mai l'acqua, gli do il mangiare giusto perché mi avanza del pane indurito, ma se no potrei non alimentarle, perché all'interno si è creato un ecosistema completamente autonomo, per cui si va a perpetuare sempre la produzione di pesci, di alghe, ci sono le rane utilissime per l'orto perché mangiano gli insetti. E questo è quello a cui noi guardiamo, cioè noi guardiamo un sistema di questi perfettamente equilibrato, perfettamente autosufficiente per prendere delle lezioni da replicare nell'orticoltura. E questo qua, che è del mattone di cotto, che fa una massa termica, cioè va ad aumentare il calore per le piante che ci sono intorno. Quindi, con questa soluzione e altre che adesso vediamo, andiamo a modificare i microclimi e utilizziamo una scelta di piante completamente differenti perché si aiutano a vicenda. In particolare abbiamo le patate, che sono queste, della Sila, cerchiamo di prevedere sempre piante autoctone, vicine alla rosa. La rosa è un indicatore biologico, si ammala prima della patata, le mie non si ammalano mai perché sono in salute, ma comunque sia, qualora si dovessero ammalare, noi sappiamo che dobbiamo intervenire sempre con prodotti naturali perché la rosa si ammala prima della patata. Qua abbiamo degli iris che fanno Quindi la rosa funge da sentinella Sì, e ti bravo. avvisa qualora se si ammala la rosa bisogna intervenire Sì, anche sì. sempre con la lotta biologica Soltanto con la lotta per biologica. tutelare la patata. Non ho mai utilizzato alcun tipo di parassita perché un equilibrio del genere garantisce l'assenza di malattie. Lo stagno consente la vita delle rane. Le rane mangiano gli insetti. Abbiamo un sistema per far crescere lucertole che poi vedremo che mangiano gli insetti. Abbiamo la presenza di pipistrelli. Abbiamo una progettazione ottimale. Siamo ricchi di uccelli. Questo ecosistema in città praticamente garantisce la salutogenesi delle piante, la salute delle piante. Se noi stiamo bene perché abbiamo un intestino sano, abbiamo un sistema immunitario sano, non abbiamo problemi di malattie. Lo stesso accade per la terra. Se la terra è sana, la pianta non si ammala. Quando si ammala la pianta è perché si è ammalata la terra. Questa è una zona umida e ombrosa, ottimale per lo sviluppo della menta. L'acqua in eccesso va a cadere, a trasbordare da questa vasca. Siccome la menta, dicevo, ha bisogno di molta acqua, abbiamo acqua in abbondanza, ma soprattutto la cosa interessante è acqua nutritiva perché è arricchita dalle feci dei pesci. Un'associazione che si chiama Le Tre Sorelle, che io ho modificato e integrato con altre piante. Abbiamo del girasole, tre varietà antichissime di mais e delle zucche, dei fagioli anch'essi antichissimi. Ho cinque tipologie di fagiolo molto molto antico, ravanelli,
ottimi fra l'altro. Praticamente che cosa accade? Il fagiolo, come abbiamo visto di là, per crescere, siccome si arrampica, avrebbe bisogno di un tutore. Siccome vogliamo dei sistemi che richiedono poca energia, dove l'energia è anche il lavoro che noi ci impieghiamo, anziché andare a mettere il tutore, decidiamo di far arrampicare i fagioli sui girasoli o sul mais che crescono in alto, e la zucca la facciamo crescere sul pavimento in modo da triplicare la superficie produttiva. Quindi abbiamo aumentato enormemente l'efficienza del nostro spazio, perché otteniamo da una medesima unità di superficie tre piante che fra l'altro ci aiutano a vicenda e ci fanno lavorare di meno. Abbiamo inoltre coperto il terreno con questa lana di pecore, abbiamo favorito l'economia degli allevatori che purtroppo buttano la lana di pecore, l'abbiamo acquistata, quindi un impiego di un sottoprodotto animale che verrebbe buttato lo utilizziamo, in quanto la lana è uno dei migliori isolanti naturali, utilizzato anche nella bioedilizia. Così distribuita mantiene la temperatura del terreno, mantiene l'umidità, riduce le perdite per evaporazione, che sono dei peggiori flagelli, la perdita di acqua dal terreno. E cosa interessantissima, il bianco riflette la luce sulla pagina inferiore delle foglie e aumenta enormemente la velocità di sviluppo della pianta per riflessione della luce e aumento della fotosintesi clorofilliana. Quindi evidenziamo anche questo: in Calabria quanta lana si spreca, quanta lana viene utilizzata come rifiuto anziché come risorsa. Purtroppo gli agricoltori, gli allevatori la vendono quando la riescono a vendere a 15-20 centesimi al chilo. È una lana di un grande valore, i vantaggi sono tutti dell'industria, cioè l'allevatore è schiacciato, è costretto a vendere o svendere la lana agli industriali che la trasformano, soprattutto nella bioedilizia negli ultimi tempi, perché a loro semplicemente stoccarla costa, viene rovinata dai topi o da altri animali, per cui sono costretti a venderla in poco tempo alle condizioni dell'industria. Questo è un carciofo che io lascio andare a fiore perché è un fiore meraviglioso che attira un sacco le api e mi piace tantissimo. Qua abbiamo frutti di bosco, lamponi, uva spina, mirtilli, rovi, quindi more. Adesso in queste condizioni verrà interamente ricoperto con uno strato così spesso di aghi di pino che vanno ad imitare l'ecosistema bosco. Inoltre questi frutti di bosco godranno dell'ombra di questi alberi da frutto, che sono anch'essi delle piante da frutto, delle piante locali, anch'esse che ombreggiando vanno a garantire quell'ombra necessaria per lo sviluppo di queste piante. Quindi la progettazione e la permacultura è anche questa, la scelta delle piante in modo tale che una si avvantaggi dell'altra. La pianta da sottobosco si avvantaggi della pianta da frutto per l'ombra. Sono tutti diciamo studiati appositamente per stare vicini l'uno con l'altro, sì, e scambiarsi favori a vicenda. Bravissimo. Quindi è corretto avere anche l'adeguata esperienza per, una volta imparata la tecnica, saper discernere e utilizzare la tecnica giusta al momento giusto, nella modalità giusta. Qua è un po' un laboratorio dove io preparo dei fertilizzanti. Ad esempio, levo dei lombrichi in contenitore. Questo alleviamo in questo contenitore, che io uso così perché è dimostrativo, lombrichi, i quali hanno questo contenitore ha un doppio fondo, questo è il succo di vermi che si va a produrre, che io metto in questo bidone con dell'acqua piovana, metterò dello zucchero, eventualmente del lievito di birra. Fra qualche giorno sarà un fertilizzante eccezionale, il più potente che possa mai essere stato inventato, perché deriva dai lombrichi, certo, per lo più, è carico di microorganismi utili. Lo integro anche con un concime a base di micorrize che si chiama Micosat, ma non sempre, e lo distribuisco sul terreno. Vi rendete conto che il costo è derivato dall'utilizzo di un rifiuto, che è il letame dei conigli, dei porcini d'India, delle galline, piuttosto che delle oche, delle anatre o degli altri animali da corte che ho, ottenendo questo fertilizzante.
costo zero, con una fatica che avete visto, è il costo di prendere il contenitore, svuotarlo, metterlo nel bidone e poi andarlo a disfare. Il lavoro principale lo fanno i microorganismi, lo Bravissimo. Fanno i lombrichi e tutto il resto. Esatto. E ascolta, il compost che stai producendo, sì. Lo stai producendo anche grazie all'aiuto del rifiuto organico? Esatto. Allora, io utilizzo diverse metodologie di compost perché, essendo questo un centro didattico, dobbiamo dimostrare diverse esperienze e le diverse possibilità. Effettuo sia il compostaggio in contenitori per dimostrare la possibilità di ottenerlo in città. Utilizzo il metodo del compostaggio biodinamico e in altri contenitori. Qual è il discorso? La stragrande maggioranza del compost deriva dal sito, nel senso che l'ho prodotto io mediante l'erba, gli sfalci delle potature, del prato, i resti della frutta. Deriva dal letame degli animali opportunamente trattato, ma anche dalla raccolta dei rifiuti organici che avanzano dalle cucine. I vari vicini che abitano in questa struttura mi conferiscono direttamente i resti organici, i fazzoletti di carta, i pezzetti di legno, noi li raccogliamo e andiamo a trasformarli in un fertilizzante ottimo. Io vado a buttare la spazzatura una volta alla settimana e anche di meno, e così fanno i miei inquilini, che contenti di darmi i loro rifiuti soprattutto di contribuire un po' a un miglioramento complessivo, smettendoci di lamentarci perché la spazzatura non viene tolta. Possiamo tutti ridurre quell'obbrobrio di spazzatura che vediamo nelle strade della metà se facciamo una cosa così semplice. Se non so dove metterli, me lo prendo io perché lo voglio tutto, perché il compost non è mai a sufficienza, quindi me lo potete dare tutto a me. Diventa fondamentale a questo punto riuscire ad utilizzare l'organico, sì. Facendolo trasformandolo in risorsa e soprattutto separando il secco dall'umido. Se noi riuscissimo a separare il secco dall'umido, abbiamo risolto l'80% dei problemi che ci ritroviamo noi oggi in Calabria, che siamo perennemente in emergenza rifiuti. Paolo, è semplicemente una questione di volontà, perché è fattibilissimo. Qua abbiamo un allevamento di anatre mute, galline. Come vedevate, vi si stanno mangiando tutte le alghe, gli insettini che vivono in quest'acqua, che sembra sporca ma è il loro habitat ottimale. Qua abbiamo sempre piante acquatiche, delle gambusie, che sono dei pesci molto prolifici che mangiano tantissimo le zanzare, le divorano, infatti furono introdotte per questo motivo. Abbiamo del bambù, crea privacy, ombra, utilizzato come materiale da edilizia, lo utilizzo come materiale per l'orto, per l'alimentazione di alcuni animali. Le galline, le oche e le anatre sono libere di razzolare, le uova che producono sia di anatre che di galline sono ottime perché sono animali felici, più è felice l'animale più è buono il prodotto che se ne ottiene. Direttamente dall'allevamento dei conigli e dei porcini d'India io produco i biofertilizzanti, sciogliendo anche il letame in questi contenitori, produco compost, sono diverse compostiere. Questo da una cassettiera hai creato... Bravissimo, da una vecchia cassettiera. Ho creato una compostiera, il fondo è forato in modo che una volta che questo è lavorato i lombrichi scendono sotto e così via, e alla fine otterremo un compost che io utilizzerò per le mie piante, e nello stesso tempo i lombrichi li prendo, li butto direttamente qua per alimentare le galline e le anatre. Quindi mi sto producendo da questo contenitore e da questo non soltanto il compost ma anche il mangiare per le anatre e le galline che ne vanno giù. Ancora qua ho recuperato delle vecchie canalette, sto producendo del compost per alimentare le mie galline. Una volta che il compost sarà stato interamente prodotto, farò una coltivazione di fragole sul contenitore. Quindi dimostro anche la possibilità di utilizzare l'altezza come spazio per massimizzare la produzione. Quindi pensa quando sarà completamente ricca di fragole. Nel frattempo avrà alimentato le galline, il compost si sarà prodotto, io non ho fatto alcuna fatica perché l'ho messo qua una sola volta, questo mio lavoro è finito, adesso lavoreranno i lombrichi che
si autoalimenteranno, alimenteranno le galline e il composto che si otterrà resterà qua sul posto e verranno levate le fragole. Allora, qua abbiamo studiato un'associazione fra zucchine e fagioli. I fagioli arricchiscono il terreno in modo che il beneficio sia a vantaggio delle zucchine. La cosa interessante è che queste zucchine non sono state assolutamente fertilizzate e soprattutto non vengono irrigate. Questo è il terreno che abbiamo ottenuto ad ora di sottobosco. Ho anche un piccolo lombrico preso a caso, è un terreno quindi ricco di lombrichi senza alcuna tipologia di intervento. Crescono piante spontanee da tutte le parti, questa è una patata che noi lasciamo sviluppare. Abbiamo broccoli? Dei broccoli, questo è il ramoso calabrese, è locale, fa dei piccoli broccoletti ai lati del fusto della pianta, estremamente saporiti. Abbiamo del basilico, abbiamo del peperone, abbiamo la lattuga che si avvantaggia dell'ombra del broccolo, cipolla in fiore, guardate l'insetto che attira, pomodori, abbiamo del tarassaco che è un'erba spontanea, ottima dal punto di vista nutrizionale e salutistico, considerata una pianta salva api che quindi viene lasciata perché attira le api, uno dei problemi principali è la moria delle api. Noi qui abbiamo una ricchezza di piante, di diversità e di fiori che non solo attira gli insetti utili, ma crea anche un effetto di disorientamento per gli eventuali insetti dannosi, che poi non esistono insetti dannosi perché tutti hanno una loro utilità, per cui quando un insetto arriva su questa pianta poi si trova disorientato perché trova il tarassaco, trova la cipolla, sente l'odore del basilico, sente l'odore delle erbe spontanee che crescono e quindi si va ad allontanare. Quindi, oltre ad avere in questo sito un ecosistema per la ricchezza di rane, pipistrelli, uccelli, lucertole, animali di tutti i tipi, abbiamo un'attenta progettazione che crea le condizioni ottimali affinché gli insetti dannosi non prolifichino e quindi si crei una armonia e comunque un equilibrio fra quelli che noi consideriamo dannosi e quelli utili, per cui il sistema va avanti da solo senza usare alcun prodotto chimico. Inoltre si sente un ottimo odore, veramente. Qua ancora abbiamo un mix di pomodoro, basilico, tarassaco, melanzana, ancora cipolla, tutta una serie di piante differenti, lasciamo anche crescere le erbacce, fino adesso meglio le abbiamo fatte crescere, adesso le toglieremo per coprire il suolo, in modo da creare questo disorientamento degli insetti. La diversità porta stabilità, è come nella società, la diversità culturale porta una società forte, lo stesso avviene nell'orto. Secondo me viviamo in una società instabile, fragile, perché il sistema agricolo è stato distrutto. Se noi ricostituiamo il sistema agricolo avremo una società forte, di persone sane. Se noi mangiamo bene siamo sani, se noi siamo sani ragioniamo bene, possiamo prendere delle scelte forti. E inoltre riduciamo il consumo di suolo, che è diciamo una dei mali principali di questo millennio. Certo. E in più tuteliamo e valorizziamo la terra. Esatto. Non la lasciamo desertificare, non la lasciamo. Qui in Calabria abbiamo il grande problema del dissesto idrogeologico, sì. Quindi se noi curiamo la terra, oltre che creiamo lavoro e sviluppo per il nostro territorio, evitiamo anche le tragedie come il dissesto idrogeologico e il consumo di suolo, la cementificazione selvaggia di cui tutti sappiamo. Esatto, ma anche lì, anche il dissesto idrogeologico è una questione di scelte. Noi abbiamo una scarpata che è stata stabilizzata con del fico d'India, che è gratuito e ci produce il frutto, integrato con il fico degli ottentotti, che è una pianta grassa che riduce l'effetto battente dell'acqua, si espande in maniera importante, e anch'essa gratuita perché si trova ovunque, fa un fuore fucsia bellissimo che attira tantissimo le api. Abbiamo integrato con dell'aloe, che è una pianta dalle straordinarie capacità salutistiche, e in più abbiamo messo una pianta non autoctona ma straordinaria lo stesso, che è il vetiver, una pianta che sviluppa un apparato radicale che raggiunge i 5 metri di profondità. Messe a distanza adeguata fra di loro, le radici si incontrano creando un vero e proprio muro, pensa che ha una resistenza alla trazione pari a un sesto dell'acciaio, sviluppa una chioma che si accresce di 5 cm al giorno, quindi si sfalcia e si continua a sviluppare arricchendo il terreno di sostanza organica, costituendo una pacciamatura gratuita straordinaria, e poi è una pianta fitodepurante. Abbiamo stabilizzato una scarpata molto ripida in questo sito, in questo modo la puoi vedere, con semplicemente delle piante senza usare il cemento. E quindi il dissesto idrogeologico si può, noi lo gestiamo in maniera semplice, economica, definitiva, con del verde, bellissimo.
Grande, grande. No, la cosa bella sono le varietà antiche che state riproponendo proprio per non perderle. Sì. Sono tantissime le razze che stiamo perdendo perché monocoltura, monocoltura, monocoltura. Alla fine si va a guardare sempre il profitto, però la biodiversità in questo caso. Questo sistema è un sistema che può fare anche profitto. E certo. E la differenza è che ha un contenuto informativo più alto, ma noi facciamo più profitto con questo sistema perché non abbiamo tutte quelle catene, possiamo anche fare educazione che ci può portare un rientro da reinvestire nel sito stesso. Ma poi aggiungo una cosa fondamentale, è estremamente divertente. Ultimamente semplice. Questa è della pomice, sì. Questo è un leccio, questo è un glicine, ci manca un pino per dire il vero. In questo substrato vivono in consociazione queste piante che rilasciano nella pomice delle micorrize differenti, per cui in questo substrato avremo le tre tipologie di micorrize più importanti per l'orto. Io prendo questo substrato, lo metto nell'acqua, ci metto dello zucchero, filtro la pomice, dopo un paio di orette, soprattutto se l'acqua è tiepidina, lo butto nel terreno e l'ho arricchito di microrganismi gratuitamente senza fare niente, semplicemente tenendo questi vasi in questo posto. E poi un altro sistema estremamente stabile che fa massa termica perché c'è la pietra e c'è il mattone di cotto. Qua abbiamo pesci rosse, carpe, l'acqua è estremamente nutritiva e io la utilizzo per fertilizzare il mio orto. Li vedi pesci, abbiamo piante acquatiche. Il pane è andato a mare, lo buttiamo e lo utilizziamo per i pesci. Abbiamo un troppo pieno, quando l'acqua raggiunge questo livello si scarica direttamente in quella cisterna in cui alleviamo le anguille, la cui acqua viene di nuovo messa in circolo per irrigare l'orto. Dai, allora concludiamo. Giuseppe ci ha mostrato il suo fantastico orto, ci ha fatto vedere in cosa consiste la permacultura e l'agricoltura biodinamica. E il senso di questo posto è che serve anche come centro didattico, esatto. Quindi come un laboratorio a cielo aperto per sperimentare una nuova tipologia di agricoltura che appunto non è altra che quella appunto quella più naturale, quindi quella la più antica che forse ci siamo dimenticati a causa di questa agricoltura industriale, la monocoltura, l'agricoltura che tutti noi conosciamo, che conosciamo soprattutto le conseguenze sia per l'ambiente con l'utilizzo massiccio di pesticidi, di serbanti che poi ci ritroviamo nel nostro ambiente appunto nelle falde acquifere e nei cibi che mangiamo e quindi si ripercuote anche sulla nostra salute oltre che quella sull'ambiente. E niente, concludi tu Giuseppe, magari un invito alla cittadinanza a ripensare questi posti, nel tornare alla terra, magari siccome c'è questo trend che soprattutto in questi ultimi anni in tutto il paese c'è un forte volere, un forte ritorno alla terra soprattutto da parte dei giovani. Magari sì, torniamo alla terra, la politica deve fare in modo di spianare la strada a questo percorso, però come tornare alla terra e quale metodo utilizzare rispetto a quelli tradizionali e industriali che noi tutti conosciamo. Paolo, grazie per intanto essere venuto con il tuo gruppo di lavoro e per aver dedicato del tempo a questa realtà che è aperta all'intera cittadinanza, ma non solo, perché vengono persone un po' da tutta Italia a trovarvi, ma anche dall'estero. L'altro giorno stavo definendo un po' come poter fare venire un ragazzo da Gerusalemme che vuole imparare queste metodiche. Quindi è aperta a tutti, basta che ci mettiamo d'accordo. A brevissimo uscirà il sito internet dove potremmo comunicare con voi. Non voglio dare altre iniziative, tanto gli appuntamenti con te non sono finiti. E tornare alla terra vuol dire stare bene con se stessi, e riscoprire quel contatto materiale con la terra, con le mani, con gli odori, e riscoprire i colori naturali, non soltanto quelli che derivano dal monitor, quindi ci creano un benessere complessivo, vuol dire respirare un'aria degli odori che fanno parte
dell'essere umano da milioni di anni. L'odore della pecora. Prima su quell'orto hai mosso un po' di cespugli e è venuto su un odore fantastico difficilmente dimenticherò. Esattamente. Questo ci porta a stare bene, ci porta a stare bene con noi stessi ma anche con gli altri, perché è possibile fare i lavori degli orti divertendosi anche con gli amici, fare nuove conoscenze, stare insieme, bambini che vengono qua, signore incinte, persone anziane che si divertono un mondo. Soprattutto recuperiamo il senso di stupore e un senso civico che è bene che noi rinforziamo per poter vivere una condizione esistenziale migliore, oltre al fatto che mangiamo della roba di una qualità unica che non possiamo trovare in nessun supermercato. Provare per credere.